Buongiorno a tutti e ben ritrovati sul mio canale YouTube. Come promesso, una volta a settimana risponderemo alle vostre domande fatte sui miei social, Instagram, YouTube e Facebook. Ma qual è la domanda di questa settimana? Come costituire un'associazione sportiva dilettantistica? Ma prima, sigla! Ben ritrovati. Prima di darvi la risposta invito a mettere mi piace al video, seguirmi su Instagram, Facebook e iscrivervi al mio canale YouTube. Ma vediamo subito la risposta. Come costituire un'associazione sportiva dilettantistica? Iniziamo a capire quali sono i punti fondamentali di un'associazione sportiva dilettantistica. Bensì lo dice la parola, dilettante, ok? Quindi il punto fondamentale è che l'associazione deve avere come obbligo formare persone che si avvicinano all'attività sportiva in maniera amatoriale e non professionale. Quindi deve diffondere l'attività sportiva tra i dilettanti. Soprattutto si possono definire attività sportive dilettantistiche, quelle dichiarate dal CONI, che sono attività sportive dilettantistiche. Soprattutto vi ricordo che per beneficiare di tali agevolazioni c'è bisogno comunque di iscriversi presso una federazione o presso un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI stesso. Quindi, ricapitolando, le ASD hanno l'obbligo di diffondere l'attività sportiva tra gli amatori e i dilettanti, non è possibile farlo per i professionisti. Un'altra cosa molto importante è di controllare le attività nell'albo del CONI che sono effettivamente riconosciute, perché spesso e volentieri capita che qualcuno è convinto di creare un'attività sportiva che è riconosciuta dal CONI e poi non è così alla fine. Ma veniamo a noi, come costituire un'associazione sportiva dilettantistica? Allora, il primo punto fondamentale è quello di decidere l'associazione quale scopo deve avere e soprattutto quale attività sportive deve svolgere. Inoltre deve decidere un numero dispari di soci. Un altro punto fondamentale è fare in duplice copia sia l'atto costitutivo che lo statuto dell'associazione, ovviamente tutti firmati dai eventuali soci fondatori. Ovviamente è una cosa molto importante dell'associazione che deve rispettare tutti i codici civili previsti dalla legge. Ricordiamo che la legge è la 289 del 2002, articolo 90. Dopo aver svolto questi documenti, bisogna andare all'Agenzia delle Entrate e registrare l'associazione richiedendo in primis l'attribuzione del codice fiscale di essa. Una cosa molto importante a quel punto è pagare non solo la tassa di registrazione, ma acquistare i bolli che andranno inseriti sullo statuto. Dopodiché la documentazione ricevuta tra le vostre mani sarà lo statuto, l'atto costitutivo, il documento del presidente che avete scelto a capo dell'associazione e l'attribuzione del codice fiscale. Con questi documenti vi consiglio di rivolgervi subito presso un ente di promozione o una federazione riconosciuta per poter effettuare l'iscrizione al registro 2.0 del CONI. Dopo eventuale iscrizione, ricordiamo che l'associazione sportiva dilettantistica potrà usufruire di tutti i benefici fiscali sportivi che le aspettano. Ma un'altra domanda che ci fanno in tanti è: quali sono i punti fondamentali dello statuto? Allora, in primis è la denominazione dell'ente, la sede sociale e lo scopo, il patrimonio e l'organizzazione, le norme sull'ordinamento e non dimentichiamo anche sull'amministrazione. Un altro punto che bisogna chiarire all'interno dello statuto sono i diritti e gli obblighi dei soci. Bisogna chiarire anche la rappresentanza o il diritto del presidente, ma forse è meglio fare chiarezza capendo un attimo cos'è un'associazione sportiva dilettantistica. In parole molto ristrette, sono semplici associazioni ugualissime a tutte le altre, solamente che svolgono le attività sportive. Inoltre avranno determinati punti che sono il presidente che coordina la vita associativa dei soci, il consiglio direttivo che è l'organo esecutivo di un'associazione e di un'assemblea soci prevista di bilancio annuale. Ci sono delle regole fondamentali da inserire all'interno dello statuto? Sì. Quali sono? Bisogna inserire la denominazione dell'associazione, inserendo anche la finalità dell'associazione, il divieto di lucro e di dividere i beni per tutti i soci. Il rispetto della democrazia interna è un punto fondamentale all'interno dello statuto. L'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, l'obbligo di adeguarsi e di iscriversi presso il CONI tramite una federazione o un ente di promozione sportiva, nel nostro caso ASI.
Una cosa che tante associazioni non sanno è che se lo statuto non rispetta tali parametri, la federazione o l'ente di promozione sportiva potrebbe rifiutare l'iscrizione ai registri CONI 2.0. Un'altra agevolazione molto importante che hanno le associazioni sportive dilettantistiche è che possono dare delle note compenso spese o dei co-co-co sportivi ai propri istruttori, agevolandoli in maniera fiscale e soprattutto in maniera contrattuale. Ovviamente i miei sono solo consigli perché non sono un dottore in materia, ma vi consiglio vivamente di rivolgervi a un bravo commercialista e di farvi guidare passo dopo passo nella creazione del vostro statuto. Detto questo, vi lascio un grosso saluto. Ricordo di mettere mi piace al video e di seguirmi sulla mia pagina YouTube, Facebook e Instagram. Danilo Ramic, presidente Danza Italia e responsabile nazionale del settore danza di Asia, ente promozione sportiva riconosciuto al CONI. Ciao!